E cambiamo argomento, 5 giorni di attività di spettacolo, teatro, danza, circo, musica, burattini dedicate a pubblico di tutte le età. Dopo successo della prima edizione del 2015, The Children's World, spettacoli dal mondo per tutti, torna a Torino su iniziativa della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con il sostegno della città di Torino e della Fondazione per la Cultura Torino e con la partnership finanziaria di Intesa San Paolo. Dal 22 al 26 giugno, nelle piazze e nelle vie del centro e anche in altri quartieri della città di Torino, nonché nelle sale della stessa casa di Corso Galileo Ferraris 226, andranno in scena compagnie provenienti da tutto il mondo, Danimarca, Francia, Italia, Kenya, Romania, Spagna e Stati Uniti, in tutto per un totale di oltre 30 appuntamenti chiamati in casa dagli attori, grandi e piccini saranno comunque invitati a partecipare in prima persona, diventando così i veri protagonisti della kermesse. Le interviste. Quest'anno The Children's World si svolge principalmente alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso Galileo Ferraris, vicino a Piazza d'Armi, quindi un'area che è stata rinnovata totalmente in questi ultimi 10 anni. Però in realtà tutti gli spettacoli hanno anche lo scopo di raggiungere altri quartieri cittadini e tra questi citerei in particolare il Balloon, la vecchia Falchera, Corso Vercelli, la zona della Tesoriera, la casa del quartiere San Salvario, quindi dei quartieri dove c'è l'intercultura, dove ci sono ovviamente persone che vanno anche in centro a vedere spettacoli, però solitamente in quelle zone esiste un'attività teatrale abbastanza limitata. Ci sono due obiettivi. Allora, da una parte questo incontro è un incontro fra più culture, perché arriveranno delle compagnie teatrali che vengono dalla Danimarca, dal Kenya, dalla Francia, da altri paesi. E in secondo luogo, questo è stato inserito, questo appuntamento, in un più ampio contesto che si chiama Tutta mia la città, che è un modo per diffondere elementi di cultura, di incontro, di animazione anche in luoghi meno centrali della città. Il nostro Children's World rientra in un progetto che si chiama Tutta mia la città, un progetto innovativo di cui stiamo facendo la prima edizione quest'anno, che vuole premiare tutte quelle iniziative, alcune iniziative culturali particolarmente originali che vanno a toccare aree non centrali. Lo sforzo quindi è di portare la cultura non soltanto nella nostra bellissima zona aulica del centro, ma di andare a valorizzare quello che invece va a diffondere, però sempre grandissima qualità, in aree appunto più periferiche, come appunto il progetto Children's World, che girerà in diverse circoscrizioni, in diversi quartieri. A fianco a questo ci sono anche altre iniziative che si svolgono toccando quindi il quartiere della Falchera, le Vallette, che vanno insomma a proporre della cultura anche alta, con delle proposte particolarmente originali legate all'arte contemporanea, legate al teatro d'avanguardia, legate alla fotografia, eccetera, che appunto verranno diffuse in diverse aree, anche in luoghi inconsueti della nostra città.